iniziativa che fa capire ulteriormente come questo è un patrimonio che va salvaguardato ulteriormente, no? È restituito completamente alla città. Parliamo del Castello Alfonsino, parliamo di questa zona, l'isola di Sant'Andrea, c'è il mare di fronte e naturalmente rientrano questioni di sicurezza, rientrano questioni appunto di controllo sulla situazione generale. Sì, innanzitutto complimenti a Lega Ambiente, ai suoi volontari, volontari vedo anche della Croce Rossa Italiana, insomma tutti coloro i quali hanno aderito a questa giornata Puliamo il Mondo. Qui oggi si sta ripulendo il mare, di tutto ciò che il mare, la tosta di tutto ciò che il mare in realtà restituisce in questo luogo, e quindi bisogna lanciare innanzitutto un appello a tutti coloro che sono in barca, pescatori, insomma di non sversare in mare, perché poi tutto ciò ritornerà sulla costa. E poi c'è il tema ovviamente della salvaguardia e della valorizzazione di questo che è uno dei patrimoni principali della città di Brindisi, Isola di Sant'Andrea, Castello Alfonsino, e che a breve dovrà ripartire. E dovrà ripartire con l'intervento dell'amministrazione comunale di Brindisi, perché leggo cose senza alcun senso. Diciamo che qualcuno pensa di essere evidentemente il proprietario del castello, ma evidentemente ha sbagliato. C'è qui l'amministrazione comunale, il castello è nel comune di Brindisi, e col comune di Brindisi si deve avviare la valorizzazione del castello di Brindisi, del castello Alfonsino. Organizzata da Lega Ambiente, ma diciamo con la collaborazione dell'amministrazione comunale e le altre associazioni, anche e soprattutto per riconsiderare, no, l'importanza di questo posto trascurato, c'è il Castello Alfonsino, l'isola di Sant'Andrea, un posto che va restituito completamente, no, a livello di dignità alla comunità brindisina. Sì, sicuramente questa è l'occasione, abbiamo voluto come Lega Ambiente, ma anche come altre associazioni, scegliere questo posto simbolo, in qualche modo di ricerca di rinascita di Brindisi. Infatti quest'area è stata già individuata come complementare alla riqualificazione del castello, al suo restauro, perché attraverso la presentazione di un progetto, diciamo che è stato ideato da Fabrizia Papaloscia, una brindisina, e che si chiama Brindisi Ostello Nautico, cosiddetto BON, ha cercato di diciamo, articolare le attività in quest'area, connotandole attraverso un'idea quasi unica, che è quella di un campeggio nautico. Oramai a distanza di 2 anni, perché l'idea è nata nel 2018, ma a distanza di 2 anni già altre città come Bari stanno pensando a utilizzare residenze sull'acqua, o pensiamo anche al Salone Nautico a Genova, che ha realizzato delle strutture galleggianti. In questo caso può essere accompagnata quest'area da un'idea trainante, e che però può portare alla riqualificazione di tutte le strutture, anche quelle storiche, già postazioni della Marina Militare come la batteria Pisacane, a dargli un volto nuovo, una nuova vita per creare anche posti di lavoro, ma soprattutto una visione olistica dell'intera area. Ciò significa di guardare sia all'ambiente che all'uomo e di integrarla in maniera organica. Naturalmente tutta l'idea di portare avanti questo progetto è anche supportata dalla possibilità di realizzare in quest'area delle opere a sostegno delle fonti rinnovabili, quali la produzione di energia da moto ondoso, energia elettrica e idrogeno, già portato avanti dalla società dell'ingegner Marillaro, la GECO, che prossimamente a Tor Chiaroro procederà con una sperimentazione. Ma naturalmente sono previste anche altre attività, come la produzione di energia da calpestio, dal moto cinetico umano, ma anche rendere autonomi, attraverso non utilizzo della plastica e il non utilizzo della carta, eventuali attività di sostegno quali, e di ricreazione, quale può essere un piccolo bar o un'officina di riparazione e di raccolta
di ricambi per le ecco, 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 in tutto contesto, in questo contesto rientra la collaborazione, no, enorme tra pubblico e privato. Sì, dovrebbe essere questo, perché già il progetto ha raccolto diverse adesioni sia a livello di istituzioni locali che nazionali. Si cerca di concretizzare in una prefattibilità questa idea, si spera che tutti contribuiscano in questo, ed è per questo che è stata anche creata la Banca del Tempo, ovvero un gruppo che mette a disposizione il suo tempo per cercare di realizzare questo progetto. Naturalmente tutti i dati sono reperibili in internet sul sito di Holo Manager di Fabrizio Paloscia e si può partecipare a queste iniziative. Non solo questa, come Legambiente ha sostenuto, ma anche altre associazioni dalla Lega Navale, ma la stessa autorità portuale, oggi qua insieme anche con il sostegno dell'amministrazione comunale, infatti è stato già presente l'assessore Lopalco, ma sarà presente anche il sindaco, è stato qui presente il comandante della base navale della Marina Militare. Questa è un'azione di sensibilizzazione e di riqualificazione dell'intera area a tutto tondo e cerchiamo di portare avanti questa ambizione progetto che per Brindisi dovrebbe essere un fiore all'occhiello. Ok, grazie.